Ciao, sono Patrick Sheriff e voglio concludere questa trilogia di video dedicati a Eden di Rancore facendo una riflessione letteraria, anzi metaletteraria, sulle critiche che sono sorte intorno alla scelta di Rancore di portare a Sanremo un testo così difficile, un testo così ermetico. Rancore ha fatto questa scelta consapevolmente, sapeva benissimo a cosa andava incontro, sapeva benissimo che il pubblico avrebbe avuto difficoltà a comprendere immediatamente tale testo, ma sapeva anche che questo era l'unico modo per sollevare il livello, l'asticella dei testi musicali in Italia. Ci basta osservare il testo di Eden per capire che Rancore era cosciente di ciò che stava facendo, ossia era cosciente di restare coerente con la propria poetica, col proprio modo di fare musica, di fare rap, di fare poesia. Prima di osservare i versi in cui traspare questa consapevolezza, voglio ricordare che cosa nella letteratura italiana, nella poesia italiana, è il congedo di una canzone, non una canzone musicale, ma la cosiddetta canzone letteraria. Nella canzone letteraria, che è un genere metrico ed è formata da strofe chiamate stanza, esiste una stanza finale, una stanza più piccola, che viene chiamata congedo. Per tradizione, nel congedo il poeta si rivolge direttamente al lettore oppure alla canzone stessa. Nel testo Eden di Rancore, trattandosi di un testo rap del XXI secolo, ovviamente non è metricamente possibile rinvenire il congedo vero e proprio. Tuttavia, ci sono dei versi che assolvono, che sembrano assolvere la funzione che in letteratura è delegata al congedo, in quanto in alcuni versi Rancore pare rivolgersi alla canzone stessa e comunque comunicarle un messaggio. Tali versi recitano: e se potessi parlare da solo con lei, cosa le direi di dimenticare quel frastuono tra gli errori suoi e gli errori miei e guardare avanti senza l'ansia di una gara. La gara in questione può essere benissimo il Festival di Sanremo e Rancore si rivolge alla sua canzone dicendole di non preoccuparsi del giudizio del pubblico o dei giudici e di continuare ad andare avanti, oltre il festival, in quanto la canzone, come tutte le canzoni della letteratura italiana dal 200 al 900, ha la funzione di tramandare, di portare oltre, al di fuori della pagina scritta, il suo messaggio. Dunque Rancore implicitamente attraverso questi versi risponde a tutte quelle critiche che criticavano la sua scelta di aver portato una canzone, un testo così difficile al Festival di Sanremo. E tale coerenza e tale consapevolezza da parte di Rancore emerge esplicitamente anche in un'altra canzone, Giovani artisti, i cui versi recitano: sclero se penso che molti hanno talento e restano nel buio, portati via dal vento. Guardo gente che riceve meriti, sono degli emeriti, coglioni, che non sanno seguire il tempo.